Allora, su gfonilive.it Elena Radonjić ti stavamo aspettando, i ragazzi sono lì, ti aspetterà poi un blue carpet abbastanza intenso, quindi benvenuta. Grazie, sono molto contenta di essere qua, sono molto felice che mi avete invitato, grazie mille. Che cosa sapevi del Festival di Gifoni e che cosa ti aspetti? So che è il festival dei ragazzi, che sono ovviamente il mio pubblico preferito, il pubblico preferito di tutti noi che facciamo questo lavoro, quindi sono molto emozionata e mi aspetto di essere investita dall'energia che già vedo. Sono molto contenta anche di sentire, di immaginare che cosa mi chiederanno e di poterci confrontare e capire che cosa vedono loro. Tu che cosa vedi in quello che hai fatto fino adesso e in quello che ti aspetta? Sono molto ottimista, mi auguro di, credo, spero di avere un percorso coerente con la mia crescita e mi auguro che questa cosa continui così, che mi permetta di scoprire delle nuove strade, di esercitare il coraggio in tutte le sue forme, anche nel lavoro. Ecco, tu parlavi di coraggio, quest'anno è stato un anno molto coraggioso per il cinema, soprattutto per il cinema italiano. Insomma, abbiamo avuto dei titoli che hanno finalmente ridato dignità, ma soprattutto che hanno portato tutta una classe di giovani attori finalmente alla ribalta. Stessa cosa anche per le serie televisive. Insomma, secondo me finalmente ci stiamo anche un po' allineando a quelli che sono i format stranieri, non emulandoli, ma facendo delle belle cose. Sì. Ti piace quello che vedi? Senti di farne parte? Io quello che vedo mi piace molto, credo che sia veramente un periodo fiorente che in realtà dura da anni, però adesso cominciamo a vedere i risultati. Finalmente. Sì, farne parte è un privilegio, spero di farne parte, di avere sempre più opportunità di mettere piede in progetti che portino anche avanti la narrazione, che spostino un pochino gli obiettivi, no? È stato un anno grandioso. Senti, ti piacerebbe interpretare un personaggio oppure un genere che ancora non è sperimentato e ti piacerebbe iniziare anche un tipo di discorso diverso con il cinema o con la televisione? Mi piacerebbe interpretare una cantante, la butto lì. Mi piacerebbe fare un ruolo di una cantante anche un po' fanè, anche un po' anche decaduta, purché canti. Questo così, proprio il sogno, quello infantile. Tu canti, sei intonata? Perché ieri ne parlavamo con Alessandro Borghi che mi ha detto: io in realtà non ho mai cantato neanche sotto la doccia, poi interpretando Tenco ho capito che potevo farcela, quindi ho scoperto anche questa nuova qualità. Io sì, sono intonata, però questo non significa affatto che io sia una cantante, era il mio sogno di ragazzina. Poi non so come è finita che invece faccio l'attrice, però forse quella sarebbe una manifestazione interna più... ancora più vibrante, che mi fa più paura, e quindi mi piacerebbe riuscire ad unire queste due cose. L'ultima cosa che ti chiedo: Destination è il claim di quest'anno del festival, la tua destination, interpreta questa parola un po' come vuoi. Destination leggerezza. Questa destinazione vorrei essere più leggera di come sono. A me sembri già leggerissima, mi sembri una fata. Però... grazie, no, più però ognuno conosce la propria pesantezza. Esatto. Sì. Grazie, Radonjić sarà tutto il giorno con noi, ti aspetta conferenza stampa, incontro stampa, blue carpet, eccetera, 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 buon divertimento. Grazie mille.